Carissime amiche, carissimi amici, buon pomeriggio. Benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà. Vi parlo in questo momento da Massarosa, in provincia di Lucca. Mi trovo nello studio di Riccardo Arrighini, che è qui vicino a me. Eccolo qui. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, ciao. Siamo qui anche con Paolo Cicerone, che avete visto prima, che è venuto in viaggio con me da Milano. Stiamo per partire con l'intervista concerto. Abbiamo deciso, e vi chiedo scusa per questa decisione così repentina all'ultimo momento, che andremo in onda dal canale YouTube anziché quello Ustream. Ok? Anzi, quasi quasi, se la banda ce lo permettesse, magari facciamo una cosa: andiamo in onda con entrambe le cose. Così magari ci potete mandare dei messaggi in chat qui su Ustream e usiamo YouTube. Allora, vediamo un po', abbiate pazienza, oggi non riusciamo a prendere una decisione fatta in modo stabile, quindi state qui, non chiudete che adesso decidiamo come andare avanti, sto cercando il treppiedino. Allora, dove è finito il treppiedino? Voi dite, ma perché non ti preparavi prima? Perché siamo arrivati poco tempo fa, non è che è da molto che siamo arrivati. Teorico io, tranquilli. Allora, Perché non ti preparavi prima? eccolo, allora, questo qui lo mettiamo così. Ok, quindi noi per il momento proviamo ad andare in onda su entrambi i canali, quindi su Ustream e su YouTube, ok? Anzi, adesso sapete che vi dico, avviamo la diretta anche su YouTube. Ecco qua, sperando che la banda internet ce la faccia. Oh, benissimo, c'è già qualcuno che ci saluta. Ciao, carissimo Elvio Lepore. Allora, stiamo cominciando, quindi preparatevi per assistere a questo evento. Allora, qui c'è una chiamata in arrivo. Allora. Bene, siamo in diretta sia su YouTube che su Ustream. Fin quando la banda regge andiamo così. Se poi ci rendiamo conto che la qualità è troppo scadente o magari comincia ad andare a scatti, magari poi chiudiamo uno dei Dai, due. ciao, ciao. Ecco, in questo momento abbiamo 12 spettatori su Ustream e 2 spettatori su YouTube. Io chiederei a chi ci sta seguendo su Ustream di spostarsi su YouTube o magari di aprire anche YouTube. Perché l'inquadratura probabilmente viene un po' meglio. Vediamo come funziona la cosa. Ecco, questo qui lo mettiamo qui e poi lo possiamo. Oh, questo qua, ma sì, questo lo mettiamo così e questo qua ce lo portiamo in giro. Allora, io direi di Non è cominciare. meglio fare il contrario. Sì, hai ragione, facciamo il contrario. Allora, mettiamo questo fisso che magari inquadra. Vediamo un po'. Togliela pure. La vogliamo proprio. La mettiamo qui. Qui chiudiamo. Fa un po' più caldo. Oh, Com'è benissimo. quest'estate, no? Ecco qua. Allora, carissimi amici di YouTube e di Ustream, quindi. Oh, ci siamo, dai, ci siamo. Certo, a quel punto avrei fatto meglio a mettere l'altra telecamera, ma va bene anche così. Allora, Riccardo, ci sediamo, facciamo prima due Sì, chiacchiere per scaldarci. qui. Sì, non lo Ah. so, dove ci sediamo? Ci sediamo qui. Io qua ho riempito il divano con tutta la mia No, non ti robaccia. preoccupare. Allora, mi Fai come. faccio vedere. Eccoci qua. Allora, carissimo Riccardo, innanzitutto io vorrei che noi dicessimo. Ah, sì, sì, grazie. Ecco, c'è Paolo che giustamente dice, ma l'altro computer gli stiamo dando le spalle. Perfetto, perfetto. Così. Allora. Ecco. Caro Riccardo, innanzitutto per coloro che sono collegati con noi, che magari non ti conoscono, come per esempio valeva per me quando ci siamo conosciuti a Massarosa, io Certo, onestamente non ti certo, conoscevo fino a quel momento. certo. Raccontiamo un po' di te. Per esempio, quanti anni hai? Allora, io ho 46 anni, compiuti da poco, quindi non sono certo un bambino, ma mi reputo ancora giovane, nell'animo, come dire. Ok. Sì, diciamo allora, tanto per fare una presentazione, ciao a tutti intanto e benvenuti a casa mia, a questo punto si può dire. Tra l'altro devo dire complimenti, una bella casa, poi magari inquadriamo anche c'è lì un bell'orto.
Grazie, sì. Aspetta, facciamo una cosa. Cari amici di Ustream, abbiate pazienza, chiudiamo per 3 secondi il tempo di girare la telecamera. Purtroppo Ustream non permette di fare il cambio di telecamera quando sei in diretta. Non andate via, 3 secondi e torniamo. No, dicevo la regia voi.